Identità Golose, abbiamo un personaggio che si chiama Paolo Parisi, è tutto un, come posso dire, è un romanzo, e questo romanzo ce lo racconta lui. Tanti oramai di questo mondo lo sanno, io faccio l'allevatore, mi definisco eretico, allevo galline, maiali, manzi, poi pecore, capre per usi marginali, e cavalli e cani. Ok, ma sono in tanti che fanno queste cose, tu li fai però in un certo modo, ad esempio tu vendi delle uova che hanno delle particolarità, spiegami tu. Vabbè, intanto la mia è un'impresa familiare, io sono il classico cittadino che è scappato dalla città, è andato a vivere in campagna, alla fine ora mi ritrovo con 6 figli lì, quindi proprio la contadina, diciamo, e faccio tutto da solo. È la mia testa, non è l'utile che condiziona le mie azioni. E questo, di questo purtroppo, per fortuna, ne vedo i risultati, cioè ho grande gloria, grande successo e pochissimi soldi. Quindi sei un contadino, ma il classico contadino è il cervello fino, perché in pratica dalle cose povere tu riesci comunque a fare diventare delle cose di cui la gente proprio ne ha bisogno o li vuole. Ma guarda, oggi è tutto falsato, cioè la società dei consumi ha fatto sì che ci piacessero delle cose che erano... Cioè, ripeto, ha fatto sì che ci piacessero delle cose che erano convenienti per loro, ma non buone. Quindi hanno educato il nostro gusto in maniera che ci piacciono e che abbiamo voglia di quello che loro ci devono vendere. In realtà fare le cose buone è molto facile, non è difficile. È difficile, cioè, alla fine poi dopo Paolo Parisi è il primo, il più bravo, il migliore, semplicemente per il fatto che non guadagna, che non segue la strada degli altri. Io faccio un marketing al contrario, tutti corrono a destra, io vado a sinistra, arrivo prima. A che ora ti alzi al mattino? Dipende, se arrivo alle 4 di notte da un viaggio, alle 10. Se devo fare qualche cosa presto o molto presto. Non ho una giornata tipo, lavoro tutti i giorni, sabato, domenica, Natale, posso stare al massimo un giorno e mezzo senza lavorare, non di più. E ti dico la verità, veramente... Forse i giorni che non lavoro in capo all'anno saranno 5. Nel tuo vocabolario c'è la parola vacanze? Per me vacanze è la vita, io sono in vacanza. Oggi sono in vacanza, essere qui ricoperto di gloria e di successo per me è una vacanza. Lavoro, la sera ho le caviglie gonfie, però io sono felice. La vacanza convenzionale è una roba da malato, appunto, della società dei consumi, che deve andare in un luogo esotico a non far niente. A non far niente ci si annoia, cioè io non capisco. Alla sera, intorno al tuo desco, chi c'è? Dipende, perché purtroppo la famiglia non è sempre riunita, anche perché noi abitiamo in questa grande casa colonica, ma qualcuno c'è sempre. Ecco, l'importante è questo, qualcuno c'è sempre. Insieme a me e alla mia compagna qualcuno c'è sempre. Ho anche 2 figli piccoli, uno di 5 anni e una di 10. Gli altri sono tutti più grandi, però qualcuno c'è sempre. Quando ci sono tutti è una grande gioia. C'è qualcuno che potrà continuare la tua strada? Penso loro. A parole vogliono tutti fare quello che faccio io, è già qualcosa. È quasi certo che non tutti lo faranno, però di sicuro continuerà. Dov'è che vivi? Vivo in campagna, ma molto vicino al mare, a 19 km in linea d'aria dal mare, nell'entroterra di Livorno. In realtà è una provincia di Pisa. Hai bisogno di un giardiniere o di un qualche porta borse, porta secchiello del latte? Vengo io. Se lavori gratis ti do anche da mangiare. Grazie.